Da me a te andate e ritorno è il libro di Roberta Recchia, un'opera profonda e toccante in quattro racconti che educano all'umanità. L'autrice chiude gli incontri con l'autore del Toscanelli in un pomeriggio di cultura con docenti e alunni che hanno affrontato temi importanti come l'inclusività e la diversità. Una pubblicazione che possiamo intendere come un'opera d'arte globale, nel senso che racchiude sia il mio background come scrittrice, come amante della filosofia e artista, perché all'interno possiamo trovare quattro racconti che ci parlano di normale diversità, appunto per uscire fuori da una filosofia della reversibilità di alcuni canoni e stereotipi. Oggi credo che sia una delle difficoltà esistenti quella di imparare a raccontarsi. Ci affidiamo alla parola, all'arte, che da sempre ci hanno dato la possibilità di scavare la nostra interiorità. È un po' la cultura che ci salva, sorpassa la paura, l'ignoranza di alcune radicate convinzioni e eleva la dignità umana. L'intento è proprio di questo libro che è dedicato sia alle famiglie che alle scuole, alle istituzioni, sia ai giovani stessi, è quello di un'educazione all'umanità. Siamo stati tra i primi al mondo a chiudere le scuole speciali. Si era capito l'importanza di includere gli studenti e le studentesse con disabilità dentro le scuole ordinarie. Ad oggi però è difficile cercare di effettuare veramente questa inclusione. Si ripropongono alcune dinamiche dovute al fatto di una marginalizzazione dovuta alla patologizzazione della persona. Noi abbiamo a che fare con delle diagnosi che ci identificano dei disturbi che riguardano la persona. Dobbiamo fare lo sforzo di non identificare la persona con quella patologia. Spesso e volentieri la disabilità è creata dal contesto sociale stesso, prodotto di una società abilista e ragiona in termini di produttività. Quindi ci dobbiamo sempre chiedere, disabili rispetto a cosa e rispetto a chi? Quando ci sentiamo o veniamo additati come diversi, ci si ha molto spesso alla base una visione nichilistica. Sembra mancarci sempre qualcosa o non riusciamo a raggiungere quel qualcosa che desideriamo. Questo è perché viviamo in una società fatta più di desideri che di bisogni. Progetti in cui dialogo con i ragazzi occorrono, secondo me, a creare, a promuovere nuove filosofie, perché ci sia proprio aderenza ad un sentire diverso rispetto a questi temi.